ragazzi, ben tornati qui in questo nuovo video. Bene, oggi ragazzi sono qui a parlarvi del salone del camper. Cosa ne penso? Vi direi senza perderci neanche di iniziare subito con il video. Scusate se in questo periodo sto pubblicando pochi video, ma purtroppo il mio telefono mi sta abbandonando. E praticamente il microfono, come avete sentito nel video scorso, quello del camper da 2000 euro, l'occasione del camper da 2000 euro, praticamente il microfono è troppo basso, non si sente l'audio. Non so, forse è entrata un po' d'acqua, non so. Comunque adesso sto registrando con questo telefono, non è il massimo, però riesco a portarvi qualche nuovo contenuto, quindi scusatemi per la bassa qualità e anche perché sto pubblicando pochi video in questo periodo. Comunque ragazzi, da settembre ritorneranno molti più video, anche 2 o 3 video a settimana. Allora ragazzi, parliamo del salone del camper che si terrà dall'11 fino al 19 settembre. Praticamente si fa ogni anno, anche l'anno scorso è stato fatto e sicuramente pure quest'anno si farà. Allora ragazzi, che cosa ne penso? Oltre lasciamo il discorso dei biglietti, quello e quell'altro, ma voglio parlarvi del discorso in questo periodo anche dell'ingresso del Covid, no? Perché voglio parlarvi anche un po' in generale all'entrata, cosa il problema che ci sarà. Allora, per molti, per esempio per quelli che non si vogliono fare il vaccino o per chi non vuole fare il tampone, entrare alla Fiera di Verona sarà un problema, perché adesso è richiesto anche il Green Pass. Quindi ragazzi, se siete delle persone che non vogliono farsi il vaccino e non si vogliono far tamponare, vi consiglio di non andarci direttamente. Poi sicuramente quest'anno la richiesta è aumentata, perché anche diciamo il Covid c'è, però diciamo la paura in confronto all'anno scorso è minore anche con i vaccini. Poi aprire anche un altro discorso sui vaccini. Che cos'è la Fiera di Parma? Che molte persone non sanno, la Fiera di Parma, il salone del camper, è una fiera che si fa ogni anno e si presentano nuovi mezzi, molti accessori nuovi, e tecnologie nuove con batterie al litio e tante altre cose. Si conoscono anche youtuber sicuramente molto più famosi di me, e si riuniscono ovviamente nel rispetto delle normative del Covid. Però ragazzi, secondo me è un posto dove non mancarci, che per le persone che non ci sono mai andati, farci un salto e vedere, approcciarsi nel mondo del camper, il salone del camper è una cosa veramente bella e anche simpatica e diciamo anche un po' divertente, perché ovviamente non soltanto andando a guardare i camper o gli accessori, si vanno a conoscere anche nuove persone, ci si confronta, si vedono mezzi che non si sono mai visti, mezzi strani, 4x4, degli AZ System che sono rari, il monoscocca e tanti altri mezzi che tante volte uno in giro non vede, ma nel salone del camper riesce a vedere. Allora ragazzi, il mio pensiero è stato questo sul discorso anche del Covid, quindi se ci volete andare, andate, ovviamente fate sempre attenzione. E ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate e ci vediamo al prossimo video. Non so se riuscirò a pubblicare un altro video la prossima settimana, ma sicuramente da settembre ricominceremo con tanti nuovi video. Ciao e alla prossima!